i movimenti franosi che da oltre un decennio tormentano un intero versante. A realizzarle sarà il consorzio stabile Santa Chiara di Favara, nella zona tra il cimitero comunale e la popolosa contrada Santa Caterina. La struttura commissariale regionale ha messo a disposizione dell'impresa oltre 1 milione di euro. Le strutture di contenimento che serviranno a salvaguardare dagli smottamenti anche la circonvallazione che conduce all'ex quartiere Pirato e la strada provinciale 116 che collega Capodorlando a Randazzo misureranno rispettivamente 160 e 270 metri. Prevista infine la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane responsabili delle infiltrazioni che hanno tolto solidità al suolo. E con l'informazione locale per il momento è tutto. Per ulteriori dettagli vi rinviamo al sito www.980.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Doc. Doc News, l'informazione ad hoc, torna tra meno di un'ora. La tua radio. Radio Doc. Radio Doc. La tua radio. Buon pomeriggio amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Antonio Puglisi in diretta dagli studi di Radio Doc. Come già preannunciato sui nostri canali social, partono oggi una serie di appuntamenti politici, elettorali, chiamiamoli così. Sapete che il 10 e l'11 ottobre prossimo si voterà in tutta Italia, anche in provincia di Messina sono numerosi i comuni dove si voterà. Allora cercheremo nel corso di queste nostre puntate di scoprire i programmi, di scoprire anche le prospettive, i candidati alla poltrona di primo cittadino dei vari comuni dove si andrà al voto. Cominciamo subito nella giornata di oggi ad occuparci del comune di Ficarra. Sono due i candidati a sindaco per appunto Ficarra, Basilio Ridolfo e Nino Pizzino, appoggiati rispettivamente dalle liste Uniti per Ficarra e Ficarra Bene Comune. Avremo entrambi i due candidati ospiti questo pomeriggio qui su Radio Doc. Naturalmente li intervisteremo singolarmente, ad entrambi comunque dedicheremo lo stesso minutaggio, chiamiamolo così. E allora io sin da subito intanto saluto anche tutti gli amici che in questo momento ci stanno seguendo anche in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Radio Doc, e saluto anche, ringrazio per la disponibilità, il candidato a sindaco per la lista Uniti per Ficarra, Basilio Ridolfo. Buon pomeriggio candidato, buon pomeriggio a Basilio Ridolfo naturalmente. Buon pomeriggio a voi. Allora ingegnere, subito io vorrei partire con una delle domande più classiche che si fanno in questo caso, cioè quali sensazioni ed emozioni ha provato a scendere nuovamente in campo dopo la sua esperienza passata? Lo ricordiamo, lei è stato sindaco per 2 mandati consecutivi a Ficarra, quindi per 10 anni. Riproporsi, ecco, riproporsi anche alla sua cittadinanza, fare i comizi, parlare, incontrare la gente, che emozioni le hanno suscitato? Emozioni grandissime. Chiaramente ho percorso, ho vissuto i momenti particolari che sono stati nel 2006 e poi nel 2011, in occasione della prima elezione e poi della riconferma. E molto entusiasmo, molto, soprattutto ho risposto all'invito di decine e decine di persone che mi hanno in questa direzione invitato, sostenuto, di assumere di nuovo la funzione, diciamo, di sindaco, ove chiaramente l'elettorato darà ci darà il proprio consenso. Quindi per me è un'emozione, se vuole la riproposizione è un'emozione, però in termini sicuramente nuovi, forse più maturi rispetto a quelli di prima. Però l'emozione è tanta e io la sento proprio tutta addosso. Ecco, a proposito, proprio di questo volevo parlare adesso, cioè che cosa è cambiato secondo lei dalla sua amministrazione, dai suoi 10 anni da sindaco ad oggi nel comune di Ficarra, anche da un punto di vista politico, no? Lei diceva adesso sicuramente c'è più maturità da parte mia, e questo forse è il passaggio più importante? Senza dubbio, io l'approccio alla gestione della cosa pubblica sarà sicuramente più maturo rispetto a quello che mi ha visto protagonista nei 10 anni, però l'impegno sarà lo stesso, perché nei miei 10 anni c'è stato un impegno straordinario da parte mia nel portare il comune a livelli di vivibilità, di visibilità all'esterno che prima non c'erano. Quindi io ci ritorno con tutta questa volontà di rimettere al centro praticamente un maggiore dinamismo magari rispetto ai 5 anni che sono trascorsi,
e quindi ricollegandomi molto all'esperienza del primo e del secondo mandato mio, cioè sarà al centro del paese con le sue necessità e con le sue prospettive, e io come dire, affronterò con coraggio e con determinazione questo nuovo mandato. Se non sbaglio, in un primo momento aveva dichiarato che non si sarebbe candidato a sindaco nel comune di Ficar. Negli anni passati ha rifiutato anche la candidatura in altri comuni, non soltanto nel suo. Poi che cosa è successo? Glielo chiedo perché secondo me bisogna fare chiarezza anche su un argomento del genere, anche se naturalmente non influisce assolutamente in nulla. Però perché? Che cosa è cambiato rispetto a prima? Ci mancherebbe. E cosa è cambiato? C'era prima, l'ho visto anche dal punto di vista del temporale, circa 2 anni fa è partito un progetto che si chiamava Progetto Ficarra e che era incentrato sulla figura dell'assessore Emilio Ricciardo, il quale aveva fatto un gran lavoro nel mettere insieme, devo dire, grande, larga parte della società politica di Ficarra, non escludendo, mi risulta, non escludendo nessuno. E questo progetto coltivato da Emilio poi non ha avuto sostanzialmente, non ha avuto luce, però nel contempo è rimasto un grande dialogo, una grande convergenza tra le forze di maggioranza e di minoranza presenti in Consiglio Comunale. Non aveva, come è stato detto più volte dai nostri avversari, o meglio, sicuramente questo progetto, ma anche quello di prima non ce l'aveva, della esclusione di altri. Quello era un progetto molto inclusivo, molto allargato. Questo nostro è un progetto diverso, nel senso che c'è una alleanza tra i componenti della maggioranza e della minoranza del Consiglio Comunale passato, esteso a delle singole individualità di giovani meravigliosi, e che chiaramente si propone alla gente non volendo avere l'esclusività, quindi il fatto che ci sia un'altra rivista, che ci possa essere un confronto, non c'è dubbio, il sale della democrazia è una cosa che va senz'altro, come dire, valutata e sostenuta. Quindi, siccome ero ancorato a quel progetto diciamo complessivo, applicato, e c'ero con tutto me stesso e con, come dire, con la realtà assoluta, non avevo coltivato questa possibilità. Quando questo progetto è naufragato, allora si sono, come dire, manifestati sia da parte del gruppo consiliare mio di appartenenza, e sia, le devo dire veramente in maniera anche commovente, di molte persone del comune, del paese di Ficarra, che mi hanno sostenuto, esortato, mi hanno detto rifacciamo l'esperienza, se siamo vicini, ma le dico proprio una cosa commovente. Questo mi ha, una volta che diciamo questa prospettiva è stata condivisa con il gruppo di minoranza ed è stata poi allargata appunto a tutti questi giovani, mi ha fatto come dire, cambiare idea. Io oggi sono con tutta la mia determinazione e con tutta la mia convinzione nel sostenere, ove la gente chiaramente ci desse il consenso, di sostenere altri 5 anni alla guida del paese facendo del mio mandato. Ingegnere, il fatto che qualcuno della, diciamo, non della sua cerchia politica oggi invece la sostenga, parlo naturalmente di maggioranza e di opposizione dello scorso Consiglio Comunale, ha destato qualche critica o qualche perplessità. È sbagliato invece dire che probabilmente invece è proprio questo clima di dialogo politico che è scaturito a Ficarra, che dimostra anche, secondo me, una certa maturità, ponga le basi per poter coinvolgere quante più persone possibili, riprendendo un po' quello che era stato il progetto dell'assessore Ricciardo che ha citato lei prima. Mi trovo perfettamente d'accordo, infatti lo spirito è questo. Secondo me non è una cosa negativa come la si vuole presentare. C'era un tavolo aperto, guardi, c'era un tavolo aperto e Emilio aveva fatto un gran lavoro di mediazione, di disponibilità, di generosità. A questo tavolo poi non ha concluso i lavori perché ci sono state delle difficoltà operative che l'assessore Ricciardo ha trovato, difficoltà operative che non dipendono esclusivamente assolutamente dalla mia persona, perché io ero coinvolto in questo progetto e lo sostenevo lealmente, l'ho sostenuto lealmente fino alla fine. Dopodiché questo patrimonio di discussione, di confronto, di dialogo è rimasto in alcuni componenti del tavolo e quindi non c'è nulla di male, anzi secondo me è una cosa anche bella. Però con questo cosa dico? Va bene, c'è stata la condivisione di una parte, diciamo, di una parte delle posizioni politiche del paese, che ce ne sia oggi un'altra,
e che dica noi siamo, vogliamo rappresentare un'alternativa anche a questo, a questo, a questa compagine, per me va bene, non è un fatto assolutamente negativo, ma non è neanche negativo il fatto che ci siamo ritrovati insieme maggioranza e minoranza, o meglio i rappresentanti, perché poi dico, la maggioranza e minoranza è un fatto che ormai è anche lasciato al passato, che dico, possa attorno a un progetto ritrovarsi delle persone che hanno rivestito ruoli diversi nei 5 anni di prima, non vedo dove sia lo scandalo, come non c'è scandalo per noi e non c'è scandalo neanche per loro, è un fatto normale, naturale. A proposito di questo, della scelta anche dei componenti della lista Uniti per Ficarra, mi sembra di aver capito, adesso magari mi sbaglio e mi corregga, che però non sono presenti gli ex amministratori, cioè coloro che ancora attualmente, naturalmente fino al 10 ottobre amministrano il comune di Ficarra, non mi sembra di averli visti coinvolti almeno nella lista, probabilmente saranno coinvolti nel progetto, mi riferisco al sindaco attuale e alla sua giunta, però allo stesso tempo mi è sembrato di leggere anche molti nomi nuovi, soprattutto di giovanissimi. Le due cose si intrecciano, ingegnere? Assolutamente sì, innanzitutto chi non è presente nella lista non lo è presente per impegni personali o per scelte personali. Il sindaco di prima è persona dignitosissima, talente professionista, non ha detto sin da subito che non avrebbe assolutamente replicato, come dire, il proprio impegno, ma comunque è con noi ed è là sostanzialmente a sostenere la lista. Della giunta passata, il vice sindaco che è candidato come assessore nella mia proposta di giunta, c'è l'assessore Mauro Cappotto che con grande generosità in nome dell'alleanza e chiaramente degli equilibri ha fatto un passo indietro e comunque gestirà dal punto di vista pratico le deleghe che aveva, cioè di turismo e cultura, da una posizione di consigliere comunale. E quindi ritengo che in buona sostanza sono tutti o sostenitori con le sindaco o rappresentati in lista. Io penso che molti, alcuni dei consiglieri comunali, mi riferisco a Campo, mi riferisco alla Paranda, mi riferisco alla Russo, sono sostanzialmente coinvolti nel progetto, quindi chi aveva funzione di consigliere comunale continua, cioè prevede di poterle mantenere, e che nella giunta sostanzialmente, eccetto il sindaco, due assessori rivesteranno la carica di assessore o la carica di consigliere comunale, quindi c'è una perfetta sintonia e non c'è esclusione, veramente non c'è esclusione, perché chi non ha voluto sostanzialmente, non ha potuto, non ci ha creduto, o per una posizione anche personale, per carità, anche comprensibile, come dire, rispettosissima, non si ritrova, ma diciamo non c'è un problema di questo tipo. E per quanto riguarda i giovani, cioè proprio questi volti nuovi che insomma ho visto, presumo si affacciano per la prima volta nella vita politico-amministrativa del suo paese. Lei immagina che abbiamo una lista la cui età media è di 35 anni, quindi lei immagina, abbiamo delle persone che hanno veramente, cioè molte tra i 20 e i 30 anni, alziamo la media, io soprattutto che ho 55 anni e sono diciamo tra i più anziani. Se no, abbiamo proprio ma un sacco di giovani. Vede, la cosa bella, poi, tra l'altro, che ho potuto notare dal mio comizio di apertura, è la presenza di moltissimi giovani che vengono, come dire, coinvolti dai miei consiglieri comunali, anch'essi giovani, e queste sono una risorsa assoluta per il paese. Questo mi fa molto piacere. Consideri che, per esempio, se domani dovessimo risultare, come dire, dovessimo avere il consenso da parte dei cittadini, un assessore nostro, la donna, è una 25enne, una brillante, bravissima, bravissima ragazza che ama la fotografia, a cui molto vicina al mondo appunto dell'associazionismo. Quindi si immagina quale apertura c'è. Un'altra ragazza che proviene appunto sempre dall'associazionismo. Insomma, c'è una scelta molto variegata e importante, secondo me. A proposito di risorse, io devo dire che Ficarra rappresenta uno scrigno
culturale, secondo me, che non ha nulla da invidiare a nessun altro paese dei Nebrodi. È probabilmente, forse, da un punto di vista culturale, un vero e proprio punto di riferimento. Ecco, questo devo dire che negli ultimi anni è stato nuovamente riproposto come obiettivo. E si può parlare anche di turismo culturale, non per forza di turismo legato alla spiaggia o al sole o al mare. No, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Turismo relazionale. Non c'è dubbio. Guarda, noi abbiamo fatto una scelta, cominciata diciamo anche con l'amministrazione prima, la precedente, la mia del 2006, quantomeno per il restauro dei beni culturali pubblici. Noi l'abbiamo continuato, l'abbiamo ampliato, abbiamo fatto un sacco di interventi numerosissimi. Lei considera che nei miei 10 anni io ho attratto risorse per circa 14 milioni di euro, quindi non si tratta di poche risorse. E abbiamo sempre investito nel fare diventare Fricata sicuramente più bella, più appetibile da un punto di vista anche estetico, perché anche questo dal punto di vista della riqualificazione urbana, ma molto abbiamo messo sia la mia amministrazione che quest'ultima, diciamo, attraverso l'impegno del professore Cappotto, molto abbiamo dedicato all'aspetto culturale. Purtroppo si è contratto in questi ultimi 2 anni per le note vicende, no, del Covid, però se lei immagina Figara Salotto Contemporaneo, prima ancora tutte le manifestazioni nate con il lancio, diciamo, del Giubileo, diciamo eventi di culturali significativi di livello regionale e nazionale, Figara è sempre stata presente. Lei consideri che nella mia amministrazione, per esempio, in Figara Salotto Contemporanea abbiamo attratto risorse per 650.000 euro come attività immateriale. Quindi che Figara abbia questo, diciamo, questa posizione all'interno dei Nebrodi è senz'altro, dico, una posizione consolidata ed è dovuta al grande lavoro che abbiamo fatto, che hanno fatto prima le mie giunte e poi che hanno continuato con i limiti, devo dire, con i limiti dovuti al Covid, quest'altra compagine, quello scenario. Ingegnere, noi abbiamo 2 minuti e le devo fare ancora 2 domande, quindi dobbiamo stringere i tempi. La prima è relativa a... noi ci conosciamo da tantissimi anni, lo possiamo dire, perché insomma la sua vita politico-amministrativa coincideva anche con il controllo da parte dei giornalisti, no? Quindi diciamo che ci siamo visti tantissime volte. E uno dei diciamo, problemi forse più grandi che Ficarra ai tempi della sua amministrazione presentava era quello del consolidamento di tante contrade. Io ricordo momenti drammatici veramente in numerose contrade, in diverse contrade del suo comune. E sono stati ottenuti dei finanziamenti, sono stati anche fatti degli ottimi interventi. Adesso la prima cosa che farà, se dovesse diventare nuovamente sindaco di Ficarra, quale sarà? Allora, come consolidamento avremo un secondo lotto e metteremo definitivamente interventi già, come dire, con finanziamenti acquisiti. Metteremo a posto un intero quartiere che si chiama quartiere Natoli e lo mettiamo a posto. Come opere pubbliche, lei immagina che noi abbiamo da spendere circa 4 milioni e mezzo di riqualificazione urbana. Significa che noi aggiusteremo tutte le strade del centro urbano, le faremo in piedi per la pavimentazione, aggiusteremo i sottoservizi, non per una sciocchezza, per 4 milioni e mezzo. Faremo già appaltati i lavori della Chiesa del Carmelo, aggiusteremo il municipio comunale, lo adegueremo alla scuola e quindi diamo l'antico, diciamo, splendore del convento. Lei quindi dovrà immaginare che in 3-4 anni Ficarra cambierà ulteriormente volto, ma non per promesse, per come dire, finanziamenti già acquisiti e consolidati. Insieme a questo cosa dovrò fare io? Approfittando delle somme del PNRR, dovrò dotare il paese di questa strada alternativa, cosiddetta tangenziale, per la quale io ci ho lavorato nel 2010, dicevo nel comizio, infatti, avevo già centrato l'obiettivo, ero riuscito a farla mettere nella legge del bilancio per 3,8 milioni, solo che poi l'articolo della legge non fu finanziato per carenze di risorse. Nel 2014 la fece inserire da parte della giunta regionale nelle vie di fuga, quindi oggi ci sono tutti i presupposti perché subito io lavorerò affinché il progetto abbia la conformità urbanistica e possa essere, possa essere finanziato come progetto definitivo, non dico esecutivo ma definitivo. Quindi la tangenziale sarà la prossima sfida importante per il centro del paese. Bene, 30 secondi per convincere gli elettori di Ficarra a votare Basilio Ridolfo. Allora, io, carissimi elettori, voi mi conoscete, sapete, ho avuto 10 anni di impegno, secondo me, straordinario. Mi
accingo a, come dire, a propormi, a propormi a voi con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione di prima per fare quelle cose di cui Ficarra ha bisogno per mettere a sistema tutte le cose che abbiamo fatto. Quindi datemi la fiducia perché io lo farò con tutta la mia forza e la mia determinazione. Io la ringrazio, ingegner Basilio Ridolfo, le auguro un in bocca al lupo per la campagna elettorale. Naturalmente ci risentiremo magari al termine dello scrutinio per insomma commentare un po' come è andata la votazione nel suo comune. Grazie ancora per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie dunque a Basilio Ridolfo. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ascolteremo anche un brano musicale e poi torneremo perché avremo con noi l'altro candidato a sindaco, Nino Pizzino. Tra pochissimo, sempre in diretta su Radio Doc.
Prima puntata di Speciale Amministrative qui su Radio Doc in diretta dai nostri studi. Abbiamo già avuto nostro ospite Basilio Ridolfo con la lista Uniti per Ficarra, candidato a sindaco appunto del centro montano di Ficarra. Tra pochissimo sarà con noi invece l'altro candidato a sindaco Nino Pizzino con la lista Ficarra Bene Comune. Come sapete il 10 e 11 ottobre si voterà in provincia di Messina, non soltanto si voterà in tutta Italia, ma i comuni dove si voterà in provincia di Messina sono Antillo, Capodorlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Floresta, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta, Rodimmilici, Patti, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Terme Vigliatore e Torre Grotta. A proposito di questi comuni, vi preannuncio che giorno 11, proprio in concomitanza con lo scrutinio delle votazioni, dalle 15 in poi partirà un appuntamento in diretta davvero importante per Radio Doc. In studio ci sarà Peppe Romeo e poi tutti i vari corrispondenti delle redazioni di Radio Doc e di 98.0 sparsi per i centri della provincia di Messina dove si voterà per seguire in diretta, non audio, non soltanto audio, ma soprattutto video, appunto questi scrutini. Quindi ci saranno collegamenti da Capodorlando, da Patti, da Mistretta, naturalmente da Galati Mamertino. Ci collegheremo poi con i comuni di Sant'Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torre Grotta, San Marco d'Alunzio. Insomma, seguiremo con i nostri corrispondenti in diretta video questo scrutinio, vi ricordo, appunto lunedì 11 ottobre a partire dalle ore 15. Un appuntamento da non perdere, un grande impegno da parte di Radio Doc e di 98.0 per cercare di tenervi sempre comunque informati. Tra pochissimo sarà con noi il secondo candidato a sindaco del comune di Ficarra, Nino Pizzino, con la lista Ficarra Bene Comune. Intanto ne facciamo una pausa e poi torniamo tra poco sempre con lo speciale amministrative.
Studi Radio Doc, prima puntata di Speciali Amministrative. Subito dopo la pubblicità sarà con noi Nino Pizzino, candidato a sindaco del comune di Ficarra con la lista Ficarra Bene Comune. Anche con lui naturalmente parleremo delle ragioni della sua candidatura, dei suoi programmi, delle sue proposte per il comune di Ficarra. Lo abbiamo già fatto con Basilio Ridolfo, che è l'altro candidato a sindaco. Adesso, tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, ci sarà con noi Nino Pizzino, Ficarra Bene Comune, la lista in appoggio alla sua candidatura a primo cittadino. A tra poco. Capire che sento per te,
Rieccoci dunque in diretta dagli studi di Radio Doc, primo appuntamento con questo speciale amministrative 2021 e come primo appuntamento naturalmente ci sono degli inconvenienti, è il bello della diretta, si dice così. Bene, anche questa volta si è naturalmente verificato. Prima di accogliere Nino Pizzino, che è l'altro candidato a sindaco nel comune di Ficarra con la lista Ficarra Bene Comune, vi ricordo l'appuntamento di domani, perché domani pomeriggio alle 16 saremo nuovamente qui e ci occuperemo del comune di Capodorlando con i tre candidati a sindaco. E allora un benvenuto ed un grazie per essere con noi a Nino Pizzino, candidato alle elezioni amministrative del comune di Ficarra con Ficarra Bene Comune. Buon pomeriggio, Pizzino. Grazie, grazie a voi, grazie a te. Allora, con Nino Pizzino parliamo proprio della sua candidatura. Io vorrei partire, Nino, subito con una domanda scontata, ma che non posso evitare di non fare. Cosa ha spinto Nino Pizzino a candidarsi alla carica di sindaco del comune di Ficarra? Una bella domanda. La devo fare. Non so rispondere, lo dico in maniera... proprio schietta. Sì, schietta, sincera. Ancora non ci ho pensato a questa cosa. Diciamo che però... in un suo recente comizio io ho sentito che parlava di aria di cambiamento, no? Parlava di qualcosa che anche a Ficarra doveva cambiare. Probabilmente è stata questa la spinta che l'ha portata alla candidatura di primo cittadino. Diciamo è questo, perché il sentire comune, i ragionamenti che ho ascoltato da parte della gente mi ha spinto in questa direzione, nel senso che dopo 15 anni di interrotta amministrazione Ridolfo si vuole cambiare. Credo questa opportunità va colta, giustamente poi saranno gli elettori a stabilire se è una, diciamo, una sensazione maggioritaria o minoritaria. Noi ci proviamo. La cosa bella è che abbiamo fatto una bellissima squadra, siamo riusciti a fare una bella squadra, come dire, preparata, competente e di rinnovamento. Questi tre elementi li abbiamo messi, focalizzati e messi in questa lista, quindi se poi gli elettori daranno anche il loro voto, questo sarà, diciamo, il massimo che possiamo raggiungere. Ecco, parlava lei di 15 anni di amministrazione Ridolfo, collegando gli ultimi 5 naturalmente a un proseguimento dei precedenti 10 del doppio mandato di Basilio Ridolfo. E per quanto riguarda la sua squadra, ecco, proprio la lista Ficarra Bene Comune è una lista composta da chi? Vogliamo descriverli non nominalmente, ma diciamo culturalmente, professionalmente, insomma, giovani, meno giovani, che lista è? Ci sono i giovani, ci sono i meno giovani, ci sono i pensionati o comunque pensionanti perché stanno per andare in pensione. C'è gente che ha avuto esperienza amministrativa diciamo in un passato abbastanza remoto oramai. Abbiamo due sindaci, una è la Casella che è stata sindaco negli anni 80 e Giuseppe Ridolfo che è stato negli anni 90 sindaco del comune di Ficarra. Abbiamo delle giovani entrate, dei giovani, abbiamo appunto l'esperienza, abbiamo le contrade, cioè abbiamo voluto rappresentare le contrade di Ficarra che sono state in questi anni quelle, diciamo, abbandonate, le cenerentole abbandonate, che non sono riuscite ad essere comunque al centro dell'azione amministrativa. Noi vogliamo riportare l'azione amministrativa al quando si faceva politica a Ficarra, le contrade, perché lì c'era la gente e cioè veniva presa veramente in considerazione. Adesso ho visto, abbiamo potuto constatare che questo non è avvenuto in questi ultimi anni e vogliamo riprendere con un discorso. I problemi sono tanti, non sono l'uomo delle soluzioni, non siamo la lista delle soluzioni, siamo una soluzione e vogliamo portarla in campo e discuterla di nuovo con la gente. Rimescolare le carte, questo è importante. Senta, un po' di discussione a Ficarra sta suscitando il passaggio di qualche componente della minoranza consiliare in appoggio a Basilio Ridolfo. È un qualcosa che ha trattato anche lei, anche se un po' così sottile, in maniera sottile nel suo comizio. Però, secondo lei perché è successo questo? Ma io credo che ci sia un... diciamo, c'è stato un motivo che io veramente... è la cosa che più detesto, nel senso il pensiero unico, non si può avere il pensiero unico. E il cambio di casacca dovuto solo alla ricerca di un posto al sole è veramente degradante. Questa cosa c'è stata. Credo che invece, come abbiamo dimostrato con questa composizione della lista, ci sono forze sane, vive e alternative. Quindi
bisognava costruire nella società un'alternativa. Questa mancanza, questo appiattimento tra maggioranza e opposizione, che non ha, diciamo, prodotto il bene di Ficarra, perché si è visto, la situazione di Ficarra è veramente abbastanza complicata. Siamo in dissesto finanziario, non ci sono grossi servizi agli anziani, ai diversamente abili, ai bambini, non ci sono fatti servizi sociali adeguatamente, diciamo, adeguati alla situazione reale e necessaria dei bisogni dei ficarresi. Ho detto prima, dice, le buche ci stanno, sono là, le abbiamo inventate noi. L'erba da fusto in mezzo alla strada, in mezzo alle careggiate stradali, non le abbiamo inventate noi. Un cimitero abbandonato, o comunque dove è paradossale che da una parte ci sono costi enormi e mancanza di spazi, cioè stiamo parlando delle cose elementari, non stiamo parlando di grandi sogni. Come si suol dire, pubblica amministrazione. Cioè il cimitero che so che abbiamo acquistato, il comune ha acquistato, nemmeno acquisito, ma proprio acquistato del terreno per espandere a Claria Cimitereale, non la fa dal 2016, mantenendo così dei costi altissimi per quanto riguarda... E questo sembra paradossale, cioè non voglio partire dal cimitero, però diciamo è un'esigenza che giustamente, se è quando la domanda c'è, purtroppo, perché la popolazione è anziana, come il resto della popolazione un po' dei nostri piccoli paesi di collina o di montagna, è quella. L'esigenza di coniugare appunto la vita con i suoi bisogni è anche quello di coniugare quello che inevitabilmente insomma succede. Sì, vorrei toccare adesso un punto che la riguarda da vicino, cioè lei è un sindacalista, si è occupato in questi anni della stabilizzazione di numerosi dipendenti comunali in tutta la provincia di Messina, o almeno soprattutto nel nostro territorio. La situazione a Ficarra com'è? Anche quelli di Ficarra mi sono occupato. La situazione a Ficarra com'è? La situazione a Ficarra è che abbiamo fatto le stabilizzazioni dopo tantissime iniziative, anche con, diciamo, messe in agitazione da parte dei lavoratori. Siamo riusciti con il sindaco uscente poi a chiudere comunque nei tempi, diciamo, quasi... quelli stretti, però ce l'abbiamo fatta. Io ringrazio anche l'avvocato Artale per questo, perché abbiamo seguito anche l'indicazione che l'attuale sindaco ha seguito l'indicazione che il sindacato in quell'occasione ha indicato. Noi poi ci siamo sentiti in questo anno, perché lì si deve ricontrattualizzare, cioè si devono portare gli ex precari da part time a full time. E un discorso l'avevamo già iniziato anche con l'attuale assessore Ricciardo Emilio, che diciamo era quello che nell'ultimo anno aveva preso le redini un po' della situazione, dove praticamente, fonte alla mano, si cercava intanto di contrattualizzare, perché ci sono parecchi pensionamenti, c'è una miriade di pensionamenti. Purtroppo il piano di riequilibrio, praticamente uno dei capitoli del piano di riequilibrio, riguarda il taglio della spesa del personale. Quindi la disamministrazione dei 10 anni precedenti, che ha portato allo squilibrio finanziario e quindi al rischio del default, del fallimento amministrativo, finanziario e amministrativo, è caricato, diciamo, sulle spalle dei lavoratori, cioè col taglio, sulla non possibilità di poter utilizzare, di fare ricontrattualizzare questi lavoratori, di fare riqualificazione, di fare progressioni. Perché ci sono molte unità che, pur avendo mansioni inferiori, svolgono mansioni superiori, e questo non viene qualificato, non viene, come dire, gratificato. Quindi tutto questo è congelato, perché siamo in una situazione di riequilibrio. Quindi, a parte le tasse ai cittadini, a parte la mancanza, cioè se tu riduci, non hai servizi, non puoi dare nei servizi, cioè aumenti le tasse e riduci i servizi, questo è il dissesto finanziario, traducendolo in parole povere. Tutto questo noi oggi lo vogliamo ribaltare. Io sono perché investire, perché ormai lo sappiamo, tutti i finanziamenti, dal recovery fund agli altri, al tutto quello che passa dalla pubblica amministrazione, dai bandi che le pubbliche amministrazioni dovranno istruire e portare avanti. Quindi, se non c'è personale qualificato, se non ci sono gli strumenti anche informatici
la digitalizzazione, cioè non ci sono queste cose, noi rimaniamo indietro, non intercettiamo nemmeno questi famosi 200 miliardi, né gli altri 40 che sono adesso in discussione per le regioni e per i comuni, cioè noi rimaniamo fermi. Quindi dobbiamo tornare a, come dire, mettere e dare motivazione professionale a tutti i dipendenti. Senta, un'altra domanda di carattere personale. È la prima volta, se non vado errato, che si candida a sindaco. Non ci sono state altre. Ecco, come la sta vivendo? Non sia l'ultima. Come la sta vivendo? Cioè, si aspettava uno sforzo così importante? Perché io ritengo, vista la mia esperienza giornalistica, non sicuramente politica, da tantissimi anni seguo le campagne elettorali e mi rendo conto che soprattutto i candidati a sindaco in quel periodo di campagna elettorale vivono uno stress veramente importante. Se lo aspettava? No, lei mi è testimone, perché quindi non abbiamo mai parlato di questa. Abbiamo parlato di tutto. Devo dire che mi ha sorpreso anche tranne di questo. La sua candidatura. Però, l'amore incondizionato è la mia. Io sono Figarrese, che sto a Capo d'Orlando, sono Figarrese, l'ho sempre detto. Anche abbiamo una bellissima storia a Figaro, abbiamo un bel paese. E quella storia e quella tradizione la voglio comunque, come dire, non solo rispettare, ma valorizzare. Questa cosa, in questi 15 giorni di campagna elettorale nella formazione delle liste, adesso abbiamo presentato le liste e anche i candidati, le devo dire che per me è stato bellissimo. Poi il risultato sarà quello che sarà, però intanto credo abbiamo messo insieme forze molto belle, forze vivaci, forze che erano anche, come dire, lì ferme, che non avevano l'input giusto, cioè, si sono combinate queste situazioni e adesso credo che abbiamo una squadra abbastanza bella. Le ultime due domande. La prima riguarda la campagna elettorale. In questo particolare periodo di pandemia, insomma, di problemi che sappiamo esistono ancora, per fortuna in maniera inferiore rispetto all'inizio dell'anno, ma che campagna elettorale sarà a Ficarra? Non soltanto da un punto di vista, diciamo, Covid, ma proprio politica. Cioè, sarà una campagna elettorale come? Ma io spero bella. Io l'ho detto prima, noi abbiamo una bellissima tradizione, abbiamo tantissima cultura, tantissima cultura che viene dal lavoro, viene dai campi, viene, vorrei dire, dalle officine, ma dalle botteghe, dalle officine, sì. Dalle botteghe, quindi abbiamo questa che si traduce in lavoro, dignità del lavoro e cultura del lavoro, e questa cosa è bellissima. Io cioè devo dire che ritornare mi ha anche ridato ossigeno da questa situazione, da questa, diciamo, questa candidatura mi ha dato, mi ha rimotivato da questi punti di vista, perché la non politica, ormai il populismo facile, mi avevano un po', come dire, fiaccato anche me. Quindi questa cosa è stato un ritornare all'attività, alla passione politica. Quello che sta dicendo è molto, molto interessante, perché è poi alla base di tutto, no? Cioè, quando siamo ormai schiacciati da questa propaganda politica che ormai negli ultimi anni ha interessato tutta la nostra nazione, impegnarsi in prima persona senza più lamentarsi, ma cercare di fare qualcosa per non lamentarsi più, diventa fondamentale. E quindi chi ci mette la faccia e chi ci mette la propria persona ha sempre comunque la nostra gratitudine, intendo nostra come elettori, naturalmente. Io non vado a Figaro, non ho motivo di, però capite, insomma, penso sia stato chiaro. Un'altra domanda riguarda la sua giunta. Ha già individuato gli assessori, li ha già presentati? Sì, noi abbiamo Rosetta Casella, che, diciamo, anche lei ficarrese, trapiantata a Capo d'Orlando, sì. Che tratterà la cultura, ha trattato la cultura in questo binomio fra Ficarra e Capo d'Orlando, e comunque ha una tradizione diciamo indiscutibile. Abbiamo Franchina, che era il candidato delle scorso quinquennio per l'opposizione, che curerà i lavori pubblici. Abbiamo Mela Maraffa, che diciamo lavora qui all'ufficio di collegamento, sta in una contrada a Matini, che ci sarà diciamo insieme a Nino Messina, il professore Nino Messina, cureranno la contrada di Matini.
Dopodiché, in questo momento non mi ricordo, perché no, tre li ha nominati, sì, quindi uno magari se lo riserva da... per dopo. E per chiudere, a un minuto che deve servire a convincere gli elettori di Ficarra a votare Nino Pizzino. Io diciamo, non voglio cioè, la mia storia è chiara, non voglio appunto convincere, io voglio far capire che bisogna cambiare. Io non so se diciamo, il cambiamento tante volte non è per forza positivo, però questa volta credo che lo sia. Credo che siamo in condizione di poter cambiare in meglio. Dopodiché è giusto che ci sia dialettica, che ci sia comunque, ognuno di noi venga controllato e sia verificato e verificabile da parte degli elettori e da parte anche delle istituzioni, perché un consiglio comunale formato da maggioranza e opposizione, questa volta veramente nei ruoli giusti, senza piccoli inciuci, diciamo, di bottega, può costruire veramente soluzioni sui problemi, perché quello, altri interessi non ce ne stanno, non ci sono interessi né economici né particolari né di altra natura, quindi l'interesse è solo quello, cercare di dare soluzioni e di dare soluzioni che guardino ai bisogni della gente. Noi vogliamo tornare a questo tipo di politica sociale, tornare alla base, ai lavoratori, alle contrate, ai precari, vogliamo questo tipo di politica. Altre situazioni credo che non ci appartengono, non sono state, diciamo, nel nostro passato e non lo saranno nel nostro futuro. Io ringrazio Nino Pizzino, candidato a sindaco del comune di Ficarra con la lista Ficarra Bene Comune. In bocca al lupo per tutto. Grazie, Nino, grazie. Pizzino. Grazie. Ci risentiremo al termine delle consultazioni. Ricordo ancora ai nostri radioascoltatori che giorno 11 ottobre alle 15 partirà questa diretta video di Radio Doc 98.0 sugli scrutini nei vari comuni della provincia di Messina dove si voterà. Sarà una trasmissione veramente imponente e importante che vi terrà aggiornati sull'esito appunto degli scrutini. Grazie a Nino Pizzino. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Domani alle 16 ci occuperemo di Capo d'Orlando con i tre candidati a sindaco: Franco Ingrilli, Luca Giuffrè e Renato Mangano. Grazie ancora, ci risentiamo domani pomeriggio.